grandissima puntualità di iniziare questo workshop. E intanto grazie a tutti di essere qui, siamo molto stretti e vabbè, comunque speriamo che chiedo di essere sì. Poi eventualmente quando di liberare delle sedie della sede. La ragazza non l'ha visto più sì. Bene, quindi grazie a tutti. Il workshop a cui state partecipando si sta tenendo in contemporanea in altre due sedi, come avete visto dal form di iscrizione, se fate scegliere la sede. Quindi noi siamo qui al MAR, nostre colleghe e colleghi sono invece in circoscrizione terza e al Tecnopolo di Ravenna. Al MAR abbiamo piacere di avere poi la relatrice principale, che è Maria Grazia Mattei, presidente e fondatrice di Milano, di cui potete poi sentire il suo intervento. Io sono Silvia Guminelli di Fondazione Enrico Mattei e lavoro sul progetto DARE, che è appena iniziato con questi workshop si dà sicuramente il via a questo progetto, in collaborazione con Fondazione Flaminia, che è in realtà uno dei main partner principali della cordata dei partner che ha vinto questo progetto, che vede il comune come capofila. L'obiettivo di questa iniziativa è principalmente intanto di conoscenza reciproca e di coinvolgimento e di divulgazione su quello che è il concetto della transizione digitale, della cultura digitale e del cambiamento che tutti i giorni viviamo con i dispositivi sempre connessi che abbiamo in tasca. Ora mi passo la sua parola ad Elisa, che vi presenta il MAR, dove siete, perché il MAR, vabbè, tutti lo conoscete come il Museo d'Arte della Città di Ravenna, ma queste due sale in cui siamo hanno una specificità che è il MAR Laboratorio Aperto. Salve a tutti, buonasera. Sì, siamo all'interno del Museo della Città, in questi spazi che sono stati rinnovati grazie a un finanziamento della Regione Emilia Romagna, che ha visto nelle sedi dei due principali musei della città l'insediamento del laboratorio aperto. Il laboratorio aperto è uno spazio dedicato alla città e per i cittadini, dedicato alla diffusione della cultura digitale e alla coprogettazione di servizi e tecnologie innovative per la valorizzazione turistica del territorio. Per questo l'amministrazione ha scelto come sede del laboratorio aperto queste due sedi, il MAR, quindi il Museo della Città in centro città, e il Museo Classis, salve, a classe. Quindi abbiamo il 18 di dicembre abbiamo inaugurato questi nuovi spazi. Questa sarà una sala dedicata alla formazione, che sarà fornita anche con attrezzature tecnologiche. Avremo una fotocamera 360, una stampante 3D. Le attività di formazione sono dedicate a target differenti, da start-up professionisti ai giovani alle scuole, agli operatori del turismo e operatori culturali e arti performative. Abbiamo presentato in sede dell'inaugurazione di questi spazi il programma formativo. Ne trovate una copia d'ingresso. Ho versato la preventivamente. Tutte le informazioni per iscriversi e partecipare sono scritte. Suspense. Ora Elisa, comunque grazie anche del tuo sforzo per aver parlato con la voce. Questo è il punto che ho trovato all'ingresso, giusto? E adesso lascio la parola all'assessore, che è qui per salutarvi e per raccontarvi magari in grandi linee generali che cos'è questo progetto. Parlo col microfono così viene registrato meglio, comunque anche dalle altre sedi ci sentono più forte. Buonasera a tutti e grazie per l'entusiasmo. Vedere la sala piena quando si parla di queste cose
però non avevamo dubbio che, stimolando la curiosità dei ravennati, i ravennati avrebbero risposto positivamente. Intanto ringrazio anche il direttore del MAR, Maurizio Tarantino, che è qui con noi, e Maria Grazia Mattei, che da anni studia cultura digitale, ne è anche divulgatrice, ha organizzato tantissimi eventi e ora fa parte del MIT. Poi dopo ci spiegherà bene anche Maria Grazia di cosa si tratta. Io vi parlerò intanto del progetto DARE. E ve lo definisco subito in maniera molto breve e sintetica, perché non mi voglio perdere in chiacchiere. DARE è un progetto ambizioso che la città di Ravenna ha dato a se stessa dentro un progetto europeo che è l'UIA, l'Urban Innovative Actions. L'obiettivo è quello di connettere persone, spazi e tecnologie affinché si riesca a dare una nuova vocazione, una nuova attrattiva alla darsena. Questo qui è il progetto DARE. In che modo? Ovviamente favorendo queste connessioni con l'utilizzo di nuove tecnologie o comunque di quello che la rete e il web permette di fare. Con quale obiettivo? Quello anche della rigenerazione urbana di questo spazio. Quindi, perché Ravenna è stata scelta nella linea strategica Digital Transition per questo importantissimo bando europeo? Proprio perché ha progettato un nuovo modello, ha proposto un nuovo modello che fosse in grado di tenere in considerazione quali sono le situazioni che piccole e medie realtà urbane vivevano in alcuni luoghi, che nel perdere le loro funzioni nello sviluppo economico e nello sviluppo delle città dovevano essere ricollocati e dovevano riguadagnare una loro identità per appunto la vivibilità delle città, per il miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini, non solo di quello spazio ma della città intera. E l'ha fatto appunto proponendo un metodo prima di tutto di lavoro che si appoggiasse anche a tecnologie, quindi tecnologie esistenti, che coinvolgessero prima di tutto i cittadini come attori protagonisti del cambiamento e che utilizzassero tecnologie e già opportunità di utilizzare dati che la città ha in proprietà o comunque attraverso le sue municipalizzate o attraverso la progettazione di una sensoristica, che possano tenere sotto controllo e monitorato quello che viene chiamato un ecosistema urbano, ma ecosistema in quanto vivente, in quanto si sviluppa, in quanto giorno dopo giorno lo vediamo cambiare, in quanto perché è abitato e vissuto da cittadini. Quindi nelle operazioni di rigenerazione che vengono messe in campo c'è ovviamente l'ambizione di recuperare alcuni spazi, c'è l'ambizione di fare in modo che non solo sia coinvolta la pubblica amministrazione nell'andare a recuperare l'Almagià o nell'andare a fare altre progettazioni come quella della pedana in legno che stiamo costruendo in questi giorni, ma fare in modo che sia prima di tutto il privato proprietario di quei luoghi ad essere interessato ad entrare dentro questa progettazione più complessiva, e che da fuori siano attirati anche investimenti di chi magari non sempre vede come un'opportunità una media dimensione come quella di Ravenna. Ovviamente più siamo bravi noi a comunicare qual è l'obiettivo, la strada l'obiettivo verso il quale stiamo percorrendo e la strada che stiamo tracciando, più saremo capaci di fare tutto questo. Quindi il DARE vuole, appunto, il nome del progetto è DARE. A me non piacciono tanto gli acronimi, anche perché in Italia ne abbiamo tantissimi per definire ogni cosa, si inventa una parola nuova che è la sommatoria di altre parole. Ovviamente per un progetto di questo tipo era anche necessaria, però io guardo più al contenuto e in base al contenuto ve lo voglio definire. Intanto DARE sta per darsena in rete. Poi c'è tutta una serie di altre parole che sono collegate a questo acronimo, che sono nella presentazione che vi ho già fatto, quindi non vi sto a ripetere. Però DARE è anche un verbo, no? Richiama ad un'azione, significa dare, nel senso di donare in italiano, e noi appunto ci vogliamo dare un metodo, perché vogliamo dare una nuova vocazione alla darsena e vogliamo dare alla darsena un'attrazione, un'attrattività economica nuova per creare nuovi investimenti, per portare a Ravenna nuovi investimenti. Però in inglese
perché ci stiamo proponendo in un progetto europeo, quindi la lingua madre è l'inglese oltre che il francese per quelle che sono le normative e i regolamenti di legge, però rimaniamo sull'inglese. To dare significa usare, e quindi noi con questo progetto che cosa vogliamo fare? Noi stiamo realmente usando, stiamo usando perché vogliamo fare in modo che, come dicevamo prima, non tutte le cose più interessanti in Italia possano capitare a Milano o a Bologna. Vogliamo usare perché vogliamo collegare Ravenna a Milano o ad altre città dalle quali poter imparare, ma alle quali poter anche insegnare qualche cosa. Sicuramente creare una rete che vada fuori dei nostri confini, no? Geografici o comunque amministrativi. E poi usare significa soprattutto sperimentare, e quindi nella sperimentazione che mettiamo in campo ogni giorno significa che possiamo, per anche tentativi successivi, costruire però un progetto tutti insieme. Non c'è niente di scritto in un progetto come quello di dare, se non il metodo, se non quelli che sono gli obiettivi e quelli che sono gli strumenti che possono essere utilizzati. Sensoristica, data management platform, e qui posso cominciare con una serie di definizioni o di nomi in inglese che ci annoierebbero un sacco. L'obiettivo ovviamente è quello che vi ho appena, detto, lavorare su una zona della città perché diventi un laboratorio a cielo aperto che ci permetta di sperimentare quelle che sono tecnologie e metodi per alzare la qualità della vita dei cittadini e rendere quel territorio sempre più interessante. Perché qui oggi, lo dicevano prima Elisa e Giulia, noi siamo qui oggi perché è una delle sedi del laboratorio aperto di Ravenna, un altro progetto molto importante che si va ad incrociare con questo. Il laboratorio aperto di Ravenna si inserisce dentro una progettazione regionale dove, grazie a finanziamenti del Port Fairs regionali sulle attività produttive, si è data la possibilità ai comuni di recuperare o di riqualificare spazi di proprietà a favore del miglioramento di alcuni settori di vocazione di quella città, creando anche opportunità per crescere nuove professionalità e nuove imprese. Ecco, Ravenna ha investito su il turismo e la cultura, quindi il nostro progetto dei laboratori aperti ha come ambizione quello di creare nuove modalità e sperimentare nuove tecnologie che siano in grado di migliorare la fruibilità del nostro enorme patrimonio, aumentando l'esperienza del visitatore. E qui ve la riassumo, c'è un calendario molto interessante di workshop anche dedicati alla cittadinanza, di miglioramento delle competenze tecniche e competenze sul digitale, e dentro questi due progetti ci saranno, oltre a laboratori e workshop, tante altre iniziative collegate che nascono in parallelo, che nascono all'interno. Un esempio, due esempi, così ci diamo anche altri due appuntamenti su quelli che poi troverete nel calendario di DARE o dei laboratori aperti. Abbiamo programmato per fine marzo un weekend insieme all'agenda digitale di Ravenna dedicato al tema della digital detox, e non svelo più di tanto anche perché dobbiamo ancora fare il comunicato stampa, la conferenza stampa, però digital detox non solamente come metodo di gestione delle relazioni umane, diciamo così, ma non gestione perché è brutto, non si gestiscono le relazioni umane, ma di miglioramento della qualità delle relazioni umane all'interno della città. Digital detox può essere anche portato a valore economico per il turismo. Sicuramente la traduco, la disintossicazione del digitale non vuole solo significare il lasciare il cellulare da un'altra parte e ritirarsi in meditazione per una giornata intera, significa anche un miglior uso delle tecnologie, perché le tecnologie sono strumenti che ci devono migliorare la vita, non devono creare ansia e conflitti o stress, e invece nel quotidiano ne creano molto, tant'è che l'anno scorso nell'agenda digitale, tra i vari percorsi che abbiamo avviato, ci sono stati due progetti molto interessanti che sono andati molto bene, hanno avuto anche eco nazionale. Il primo, una mappatura dei gruppi Facebook della città,
Perché quando si parla di spazi digitali, di spazi virtuali, significa che se i cittadini si incontrano non hanno bisogno di discutere, e quando parli di social network la prima cosa che ti insegnano in un corso di marketing è che sono, prima che uno strumento di comunicazione, di marketing, di push, sono uno strumento per ascoltare, quindi l'amministratore utilizza questi spazi per ascoltare cosa dicono i suoi cittadini. Li abbiamo censiti, li abbiamo divisi per tematiche, li abbiamo invitati ad una serie di appuntamenti e insieme a loro abbiamo definito una etichetta, una delle regole della gestione delle politiche interne. Poi li abbiamo coinvolti dicendo: questo grande valore che mettete a sistema ogni giorno di informazioni, di confronto, ma perché di proposta, perché non lo trasformiamo in qualcosa di reale? Perché la vostra esperienza nel virtuale non diventa esempio di cittadinanza attiva? E con alcuni di loro stiamo firmando dei protocolli di gestione dei beni comuni. Cioè, praticamente è una cosa riconosciuta per legge e che il Comune di Ravenna fa già da tanti anni. L'altro esperimento è stato sui gruppi WhatsApp per, nelle scuole. Siamo partiti dalle materne, adesso siamo alle elementari, abbiamo semplicemente creato con i genitori e con le maestre che hanno risposto a dei nostri questionari un vademecum per il miglior utilizzo dei gruppi WhatsApp per i genitori, con diverse regole, anche non banali, per esempio che non bisogna mai e poi mai prevaricare l'autorità, ancora prima dell'autorevolezza, del docente o del responsabile, del preside, del responsabile dell'istituto. Adesso non mi viene in mente come si chiamano i presidi adesso, però il dirigente scolastico. Esatto. E quindi abbiamo detto, va bene, da questa esperienza qua abbiamo visto che è andata molto bene, proviamo a lavorare sulla digital detox, così ci caratterizziamo anche come comune su dei temi che poi possono venire buoni anche per altri. Noi copiamo spesso da quello che succede al di fuori di Ravenna. E infine ci diamo appuntamento ad un'altra interessante iniziativa che sarà a fine maggio, dal 22 al 24 maggio, After, che è un festival creato dalla Regione Emilia-Romagna sui futuri digitali, su come le tecnologie e le innovazioni digitali impattano sulla quotidianità e cambiano i contesti urbani. L'hanno fatto il primo anno a Reggio Emilia, poi Modena, poi l'anno scorso a Bologna, l'abbiamo proposto anche a Ravenna, e il focus di Ravenna sarà appunto digitale e turismo. Quindi questo qui dal 22 al 24, grandi protagonisti, quindi saranno le persone che sono già coinvolte o vorranno essere coinvolte anche all'interno di DARE, del nostro laboratorio aperto, e di Collabora, che è il nostro incubatore in Darsena. Io quindi vi ringrazio, ho fatto anche un po' di advertising, ho fatto anche un po' di pubblicità, e ringrazio ancora Maria Grazia Mattei per essere qui con noi, e le passo la parola. Beh, grazie, adesso mi devo alzare. Grazie mille, grazie per essere tutti qua, ma soprattutto grazie all'amministrazione e a tutto il team, i partner di DARE che mi hanno invitato. Sono molto felice, sono tornata a Ravenna, sono venuta qualche volta, insomma due volte forse in tutto, tre, quando facevo anche a visitare Ravenna Artistica, poi ero venuta per altre iniziative sempre intorno al digitale. Io mi occupo di cultura digitale, mondi digitali più o meno dagli inizi degli anni 80, quindi vi considero un po' old per certi versi, ma al tempo stesso ho avuto modo e fortuna di metabolizzare strada facendo, piano piano, tutto questo mondo in evoluzione, questo fenomeno di cambiamento della nostra società e della nostra vita di fatto, e quindi ho cominciato ho sempre fatto e sviluppato attività in Italia in maniera molto forte, cercando sempre di fare un ponte con il mondo, quindi realizzando spesso tutta una serie di iniziative con un legame molto forte con realtà, pionieri, ma anche istituzioni eccetera di tipo internazionale, perché potete immaginare negli anni 80, inizi anni 80, forse vedo lì l'Antonella, il Cineca eccetera, non eravamo, c'erano comunque professionisti, non è vero che non eravamo in pochi, c'erano molti professionisti che si occupavano e che avevano intravisto nell'evoluzione del computer, perché il digitale parte da lì,
è anche da questo, perché poi il digitale è anche concreto oltre ad essere virtuale, e quindi avevano visto, chiaramente c'erano già delle professionalità, il computer veniva utilizzato, si stava sviluppando il personal computer, tutta questa evoluzione tecnologica straordinaria, affascinante, che ci ha storditi tutti quanti, in un contesto però generale, in particolare in Italia, che era un po' assente dal punto di vista dell'attenzione pubblica, politica, se non per quanto riguardava magari investimenti in IT per la ricerca più scientifica, per esempio, no? Quindi non è che non avessimo proprio un'attenzione, però veniva considerata una materia, questa del digitale, quindi poi in particolare il computer, eccetera, una materia, una disciplina, l'informatica, che riguardava solo gli addetti ai lavori. E su questa strada siamo andati avanti veramente per tanti anni. Quando invece, se ti affacciavi all'estero e guardavi che cosa stava succedendo, il mio flash, venendo poi dall'arte, io sono una critica d'arte, è stato quello di capire, di intuire che c'era qualcosa che era talmente forte da poter cambiare completamente il piano della comunicazione, dell'espressione, della creatività, dei linguaggi. Ho intuito questo, come non lo so perché io non sono informatica, ma sicuramente l'allenamento alla cultura, a praticare la cultura e l'arte, era come se mi avesse dato la possibilità di intuire che dietro questi strumenti, tutta questa meraviglia tecnologica, di fatto c'era una portata e un potenziale enorme, per cui l'intuizione che ho visto guardando a ricercatori, artisti che lavoravano con informatici, con ingegneri, inizi anni 80, ho detto il mondo sarà digitale, e mi sono appassionata, perché era proprio come mettere naso nel futuro e come capire che stava accadendo qualcosa di talmente potente, per cui ho abbandonato le rotte della critica d'arte classica, pur essendo grande appassionata d'arte eccetera, e ho cominciato a esplorare questo mondo. Perché dico questo? Perché per tanti anni noi siamo stati affascinati dalle tecnologie. A livello di grande pubblico, devo dire, assessore, è sempre stato un grandissimo interesse. Tutte le iniziative che personalmente, ma io non solo, perché Bologna aveva un festival fantastico che era Immagine Elettronica, vi parlo degli anni 80, poi c'era Camerino, poi io per esempio nell'84 ho lavorato alla Biennale di Venezia, arte era un'edizione dedicata a arte, scienza e tecnologia con Maurizio Calvesi, e abbiamo lavorato su quello che abbiamo chiamato network planetario, quindi non c'era internet, era l'84 e l'86 e non c'era internet, però c'era la mail che a livelli di piccoli gruppi ci permetteva, noi curatori dislocati in quattro parti del mondo, di lavorare attraverso un sistema di mail che ti richiedeva memoria, carta e quant'altro per poter dialogare, quando oggi solo si fa con un cellulare. Vi do questi parametri perché vi voglio portare sulla traiettoria del MIT e poi anche di quello che, devo dire, in maniera molto interessante ho percepito del vostro percorso, per cui mi si conferma quest'idea che c'è una ricchezza e un'attenzione oggi in Italia, partendo anche da questa realtà, dove, sono d'accordo con il vostro assessore, non è una spinta solo milanocentrica, c'è una ricchezza che poi magari, se c'è tempo, ne parliamo, che andrebbe raccolta. Ci sono i spunti, idee, progetti che, se messi a virgolette, una volta si diceva a sistema o entrati in rete, veramente ci darebbero a tutti quanti la forza e la spinta per creare delle cose nuove, per entrare in processi di innovazione, per essere proattivi, per guardare con un mindset diverso al cambiamento e quindi anche al futuro, perché questo mondo, quello digitale, questo mondo che comunque non è degli addetti ai lavori come era nei primi anni 80, è un mondo, è una realtà che parla di futuro a tutti quanti noi, perché siamo tutti quanti coinvolti, più o meno esperti, più o meno interessati, non c'è più nessuno, e questo lo dico con una grande gioia, perché per anni mi sono sgolata a dire il mondo sarà digitale, e la gente diceva, ma questa è una cosa da un'appassionata, ma lo dicevo io, lo diceva il mondo. Siamo in questa traiettoria, siamo un po' come quei pionieri o quei personaggi o quelle persone che agli inizi dell'Ottocento, quando è uscita la fotografia, hanno scoperto che stava accadendo qualcosa di grande cambiamento,
fatto ed erano spaventati, non sapevano che cosa sarebbe successo con l'avvento di una tecnologia come il mezzo fotografico, il daguerrotipo e quant'altro. Guardate da allora a ora che tipo di società si è sviluppata, la società della comunicazione, dei mezzi di comunicazione di massa, eccetera. Cioè, sarebbe da raccontare tante cose. Beh, noi siamo come quei personaggi, stiamo assistendo a un cambiamento straordinario, ma non solo assistendo, lo stiamo vivendo, volenti o nolenti, attivi o meno, lo stiamo vivendo. Allora qual è il tema? È quello di essere degli attori comunque chiamati in causa a questo processo di cambiamento, attivi o passivi, perché qui una volta si parlava di analfabetismo, ecco, la nuova forma di analfabetismo, se vogliamo, non sta tanto nell'uso o meno, io so usare o meno il computer, ma sono più o meno preparato e consapevole nella comprensione di questo processo di cambiamento. Quindi, se non vogliamo essere passivi, utilizzatori di una marea di tecnologie, adesso faccio vedere poi velocemente un po' di slide, una marea di tecnologie, di ritrovati tecnologici, di novità tecnologiche che ci arrivano e che sono sovrabbondanti persino anche a quello che il nostro sistema cognitivo, la nostra mente in grado effettivamente di utilizzare, connettere, fare eccetera eccetera, noi rischiamo di essere dei passivi esecutori di disegni e di progetti e di processi, diciamo, stabiliti da altri, dove noi siamo in balia, rischiamo di essere in balia di questo cambiamento, eccetera. Poi chiaramente la società evolve, noi non riusciamo a metabolizzare, i nostri figli sì, i nipoti ancora di più, e quindi questo passaggio lo sentiremo meno. Ha ragione l'assessore quando dice puntiamo sulla qualità della vita, puntiamo, perché il digitale si lega a questa tematica. C'è un livello di ansia oggi a livello generale, proprio perché abbiamo capito che, contrariamente agli anni 80 che vi ho tratteggiato e anche agli anni 90, non è più una questione solo per addetti ai lavori, lo metto da una parte e non ci penso più, abbiamo capito che ci riguarda tutti. Quindi queste inquietudini, capire verso cosa stiamo andando, in parole povere, ce l'abbiamo tutti. Questa è una generazione di ansia fortissima. Allora, come si esce da questo? Con un atteggiamento di maggiore atteggiamento di curiosità. Mi piace il titolo che avete dato a questa rassegna. Se non c'è curiosità, possiamo parlare di tutte le innovazioni o ricevere tutte le tecnologie che vogliamo, rimaniamo dove siamo. Ma soprattutto serve anche una, costruire e avere quindi delle occasioni, entrare in processi di conoscenza e uscire dalla traiettoria tecnocentrica, per cominciare a capire i contorni di questo scenario e provare a dire, beh, io che posto occupo, cosa mi può servire, come posso muovermi, qual è quello che sta succedendo, mi pongo delle domande, cerco delle risposte, lavoro con altri e comincio a essere quello che poi di slogan ne abbiamo inventati tanti in questi ultimi anni, il famoso cittadino attivo, ok? Che non basta dirlo, perché quello che occorre veramente sono dei processi anche di metabolizzazione che non sono così immediati, però dobbiamo a questo punto lavorarci seriamente. Ora, io questo qui è un PC che non è un Apple, quindi io ci provo. Scusate questa premessa, io non so quanto tempo mi date, ma potrei... Tu sei liberissima. Va bene, allora se vai all'inizio, io... Abbiamo dei problemi con le altre colleghe. No, ma io cerco di dirvi tutto in tempi veloci, perché questo preambolo che ho fatto non è tanto per dare fiato alla bocca, ma è per dirvi che teniamo fermo questo punto. Oggi dobbiamo fare un salto da quello che era un tema di approccio al digitale tecnologico, e quindi un approccio, una visione tecnicistica, per cui in Italia, ripeto, per tanti anni l'accento è stato posto fortemente sulle tecnologie e l'alfabetizzazione sulle tecnologie è importante, per carità, imparare a usare il computer, la rete eccetera eccetera, sono il primo gradino, ma il primo gradino di che cosa? Di un processo che lo dicono in tanti, è quello di una maggiore consapevolezza in che cosa? In una digitalizzazione
digital literacy. Dobbiamo costruire processi, percorsi, per cui il vostro laboratorio aperto che lavora, immagino, su questi temi qua, è un esempio di un'azione possibile per superare che cosa? Un gap forte che c'è in Italia, ma non c'è soltanto in Italia, credetemi, comunque che noi abbiamo, perché comunque sul tema del digitale, ce lo vogliamo dire, ci siamo svegliati a livelli istituzionali, eccetera, più o meno nel 2011-2012, quando dall'Europa è arrivato l'ordine, l'input è agenda digitale, vero assessore che lei cura l'agenda digitale, benissimo, ma non per responsabilità dei singoli individui, è che proprio l'Italia non ci sentiva a livelli si è sempre, ripeto, visto questo tema come un tema per specialisti, per tecnologi, per scienziati, per ingegneri, ma non per i cittadini, non per le persone comuni, non per tutte le professioni che poi sono state una per uno attaccate da questo virus digitale, per cui le competenze cambiano, le professioni cambiano, abbiamo bisogno di nuove capacità, cambia la nostra forma mentis, il modello cognitivo, sta cambiando tutto giorno per giorno, è una velocità che tra l'altro rispetto a dei tempi di impatto con le tecnologie passati non c'è paragone. Quindi questo è il tema. Allora, io vi dico rapidamente come questo qui è un piccolo assaggio, neanche tanto aggiornato, di quella che è la situazione in questo noi stiamo comunque vivendo oggi. 3 quintilioni di big data, di byte, big data ogni giorno, 38 milioni, cioè quelle generate da soli, che sono solo degli spunti che risalgono, neanche sono dati ultimi. C'è una crescita esponenziale, velocissima, eccetera, di dati in particolare, di produzione di contenuti che attraverso la rete, i social e chi più ne ha ne metta vengono presi, raccolti, eccetera, eccetera. Lo sappiamo tutti, è stato detto, poi sto parlando a un pubblico di esperti qua, il tema dei dati viene considerato il petrolio della nostra epoca e poi si vedrà perché poi impatta molto poi nel lavoro, in particolare in questo progetto anche che state tentando, la sperimentazione del come se utilizzare questi dati è fondamentale. Che diventi, come dire, una materia che anche noi utilizziamo e non soltanto gli esperti. Allora, altri dati, l'internet delle cose è ovunque, 500 dispositivi elettronici intelligenti, una famiglia media potrebbe arrivare a utilizzare, che cosa sta succedendo, detto in parole povere, l'internet of things, ne avete sentito parlare, non ne parliamo, c'è un mondo reale che si sta interconnettendo attraverso spazi e meccanismi virtuali che sta rispondendo e che sta intrecciando e raccogliendo dati, diffondendo dati e quant'altro. Questo contesto, Edgar Morin dice, l'intrecciare sempre più simbiotico tra tecnologie e le nostre vite ha modificato il nostro habitat e qui ci arriviamo. Tutto quel marea di dati e di numeri che avete visto, di produzione poi di che cosa? Di informazioni, di contenuti, si impattano nel nostro habitat. È come se tra l'altro la nostra realtà fisica avesse quello che un mio artista guru che ho invitato in Italia aveva chiamato hyper reality, come se ci fosse un hyper reality nella realtà che noi non vediamo, ma che è determinato dalla produzione di queste informazioni, dati che solo le macchine sanno vedere e sanno leggere e che solo noi potremmo interpretare e poi finalizzare ai nostri bisogni. Faccio questa rapida excursus per dirvi un po' quindi quello che è questo contesto. Noi come MIT, poi vi dico cos'è MIT, abbiamo capito una cosa che forse abbiamo a questo punto capito tutti, io questo pensiero l'ho formulato più o meno più di 6 anni fa, cioè che oggi noi sentiamo parlare di big data, realtà virtuale, tecnologie immersive, sensori, qui c'è la signora dell'Enea, eccetera, sensori sempre più evoluti alla portata di tutti, l'internet delle cose che mixa tutte queste tecnologie e saperi diversi e mette l'uomo in rapporto con gli oggetti, le macchine, le tecnologie in maniera diversa rispetto al passato, di volta in volta, se ci fate caso, dal punto di vista comunicativo, viene affrontato un tema piuttosto che un altro. Questo è l'anno dei big data, il prossimo anno sarà quello dell'intelligenza artificiale, prima c'era la realtà virtuale, come se fossero tutte tappe parcellizzate
e sganciate l'una dall'altra, no? Di un percorso evolutivo tecnologico. Ecco, usciamo da questa visione, usciamo, secondo noi, del MIT, poi vi dico cos'è il MIT, perché noi ci piace più parlare di smart system, cioè non questa parcellizzazione è solo apparente, in realtà è tutta una realtà profondamente integrata. E quello che possiamo cercare di capire noi è qual è il senso, qual è questo disegno, perché... perché c'è questa, ci sono queste evoluzioni diverse tecnologiche che poi convergono l'una con l'altra, si intrecciano e vanno a disegnare, come ha detto Edgar Morin, il nostro habitat. Si sta disegnando un nuovo habitat che non è soltanto fisico, ma anche, che ha anche un profondo impatto anche sull'assetto fisico. E qui si apre tutto un altro discorso interessante, il rapporto reale, virtuale e quant'altro. Io l'ho battezzato smart system, poi avevo scritto un articolo sul Corriere per dire usciamo da questa parcellizzazione e vediamo a che disegno corrisponde tutta questa evoluzione tecnologica. La domanda, ma perché è successo tutto questo? Ce lo saremmo anche posti tutti quanti, perché di colpo, no, ci siamo trovati in questa situazione. Ecco, che nel senso più anche positivo, perché io sono una critica, ma sono convinta che questo processo non solo è inarrestabile, ma che ha in sé una potenzialità e delle potenzialità e dà delle grandi occasioni all'individuo, alla collettività e all'umanità in generale. È chiaro che ci sono gli aspetti critici, però dobbiamo proprio, se cresciamo da un punto di vista più consapevole, cogliere la spinta propulsiva positiva per una migliore qualità della vita, perché possiamo diventare noi attivi utilizzatori, non passivi, terminali di tecnologie. Ok, questa è la differenza. Allora, con smart system noi diciamo che questo disegno che si sta svolgendo in maniera accelerata, io l'ho colto agli inizi degli anni 80, ma era già partito negli anni 60, si è sviluppato e accelerato in una maniera pazzesca dagli anni 90 in poi con la telematica, poi nel 92 è arrivata la rete, c'è stata un'accelerazione pazzesca, risponde a qualcosa che è questo grande cambiamento, se vogliamo, demografico, eccetera, della nostra civiltà che si sta sempre di più inurbando, si sta sempre di più, diciamo, riferendo a una dimensione estremamente complessa, si parla non a caso di complessità, no? E che in questa gestione di crescita demografica, di sviluppo, di urbanizzazione fortissimo, ormai ci sono città da 20 milioni di abitanti, cioè Ravenna è piccola, ma Milano anche, se la compari col resto del mondo. Quindi questo fenomeno di concentrazione nelle grandi città, avete idea, io non ne ho idea perché non sono mai stato un amministratore, della complessità gestionale, no? Di realtà sociali di questo tipo e di come sia importante ricorrere appunto a tecnologie diverse e a modalità diverse, di relazione diverse per poter governare questa complessità. Qui mi piace pensare quindi che lo sviluppo tecnologico che rapidamente ho descritto, l'internet delle cose, i sensori, l'intelligenza artificiale e quant'altro, possono aiutare ad affrontare uno sviluppo urbanistico, sociale quindi ed economico estremamente complesso oggi, figuriamoci nel prossimo futuro quando saremo non so quanti miliardi di abitanti nel mondo, e che quindi le tecnologie possono aiutare a gestire, questo è il la tecnologia for good, al meglio la nostra vita individuale e collettiva. In questo senso mi piace pensare allo smart system, quindi a vedere non tanto la rincorsa industriale di una singola impresa che ti sforna tecnologie, ma alla fine la risposta a un bisogno che si sta già disegnando, è già presente, e poi le amministrazioni più oculate, più attente, sanno che le modalità di relazione, di gestione, di governance di una comunità stanno cambiando, ma la complessità generale spinge in questa direzione e che quindi le tecnologie possono essere degli alleati, ma le tecnologie da sole no, le tecnologie messe, utilizzate con queste finalità
e date in mano o comunque usate da cittadini attivi, da cittadini, cioè per me attivo uguale consapevole prima di tutto, scusate ma è questo. Quindi noi parliamo con Floridi di On Life, qui c'è tutto un discorso che non faccio adesso. Perché è nato MIT? Mi permettete di parlare un attimo del MIT? MIT è un progetto che ho lanciato 6 anni fa con Fondazione Cariplo a Milano, più di 6 anni fa, sì, ormai 6 anni fa qua a Milano, con Fondazione Cariplo. Fondazione Cariplo è una fondazione filantropica che lavora per sostenere attraverso la relazione con associazioni, istituzioni, eccetera, sostenere una che cosa? Un obiettivo, sostenere una migliore qualità della vita per tutti, che sia in ambito scientifico, in ambito culturale, che sia riferito al tema dell'ambiente piuttosto che alla welfare, cioè la Fondazione Care in Lombardia, perché è una fondazione che agisce in Lombardia, molto potente, perché è una fondazione che ha strumenti e anche risorse economiche non indifferenti, ha permesso veramente di reggere un carico di tensione anche sociale forte, di bisogno e di rispondere, quindi con un modello anche di sviluppo della filantropia diverso. Però non voglio parlare di Fondazione Cariplo, io ero commissario dentro Fondazione Cariplo, per cui mi ero accorto che si parlava di problemi di ansia eccetera, e dissi scusate, ma qui se non affrontiamo questo nuovo passaggio e non ci rendiamo conto di quello che sta succedendo, continueremo a non rispondere ai bisogni delle persone, che poi ha la quietudine, no, di ciascuno di noi in piano professionale, sul piano personale, ma anche in relazione ai propri figli eccetera, siamo tutti in mezzo a una inquietudine che cerca delle risposte, domande ma a cui vorremmo dare delle risposte. E quindi è nato questo progetto con Fondazione Cariplo. Che cos'era? Creiamo un centro per la diffusione continua della cultura digitale. Cosa vuol dire cultura digitale? Vuol dire quello che spiegava bene anche l'assessore prima, qui si tratta di uscire dall'alfabetizzazione solo tecnologica che va fatta, ma ci sono tante realtà che lo fanno bene eccetera, e bisogna cominciare a puntare l'attenzione su tutti quelli che sono i processi di cambiamento, ispirando le persone a comprendere dei meccanismi, a utilizzare con maniera consapevole le tecnologie, ad applicare un nuovo sapere o con una nuova curiosità. E non sono parole, si può fare, basta che cominciamo a mettere la testa in questo nuovo mondo che sta cambiando. Quindi con la fondazione abbiamo deciso di fare questo. Perché? Perché pensavamo che il digital divide italiano fosse non solo tecnologico. Anni fa c'erano questi problemi, perché poi si ha un bel parlare, poi non mi va la connessione e di che cosa mi parli, no? Ma che ci fosse invece il bisogno di switchare, di aprire, di salire questa piramide della digital literacy fino ad arrivare con una serie di azioni, eccetera, lavorando in continuità e in rete, che è l'altra questione, a completare un percorso che si diffonda sempre di più a livello di tanti target diversi, dai giovani agli adulti. Non nessuno di noi è escluso da questo processo, proprio nessuno. Quindi abbiamo pensato a uno spazio fisico e virtuale al tempo stesso per disseminare cultura digitale in Italia. Poi cultura digitale per noi che cosa vuol dire? Qui l'assessore ha detto un sacco di cose, tipo coinvolgimento, ecosistema, ha detto a parte la cosa bellissima dell'osare e dare come osare, il coinvolgimento è una parola chiave che ritorna spessissimo, partecipazione. Queste non sono parole astratte, fanno parte della nuova cultura. Questi nuovi parametri, diciamo, di una cultura che è in via di definizione, il digitale e l'uso di queste tecnologie ci hanno spinto, in particolare la rete, poi il digitale è molto più vasto come tema, chiaramente, no? Per particolare la rete ci hanno spinto a pensieri collaborativi, di co-creazione, di condivisione, di partecipazione, cioè si sta facendo strada un modo nuovo di essere culturalmente presenti l'uno all'altro in maniera diversa. Quindi bisogna provare a spingere sempre più iniziative, dicevamo come MIT, sulla
non solo su una disseminazione di una cultura, di un pensiero sulla cultura digitale in Italia, ma anche facendo che cosa? Leva sulla produzione. Su quale produzione? Produzione di contenuti. E che tipo di contenuti? Quelli più creativi, quelli più innovativi, quelli che ti fanno capire dove sta andando adesso la comunicazione, dove sta andando l'arte, dove stanno andando le ricerche di nuovi linguaggi, nuove forme espressive, eccetera. Dobbiamo sintonizzarci con questi cambiamenti. Nel 2005, quando abbiamo creato per esempio Meet e Mediaguro, non era chiaro a tutti che i social media avrebbero scombinato, sconvolto il mondo, il modello della comunicazione. Adesso non c'è più una sola agenzia in Italia che dice io posso fare a meno dei social media. Ci sono strategie di comunicazione che sono profondamente cambiate e la creatività, e quindi che nasce dalla curiosità, la creatività, eccetera, è fondamentale. Allora, come Meet, diciamo, creiamo un punto dove far che cosa? Far circolare tutte queste esperienze per ridistribuirle, quindi un luogo fisico, però connesso, in rete, ma non solo all'estero, connesso e in collaborazione e in co-creazione anche con delle altre realtà, come possono essere le realtà, la realtà, la storia di Ravenna, eccetera. Noi ci piace pensare che possiamo essere non quelli che spingono la cultura da soli, dobbiamo uscire da questa traiettoria dove ognuno pensa di essere autosufficiente e unico rispetto agli altri. La potenza vera di questa evoluzione o rivoluzione in atto è lavorare in rete, è veramente lo scambio, è l'interscambio, è la connessione, è l'apertura alle idee, è il confronto. Quindi non sono parole, sono quando si attuano questi comportamenti accadono veramente delle, si mettono, si attivano dei processi interessanti e ci sono i cambiamenti. Poi è chiaro che poi se ragioniamo in termini di città o di, come nel caso di Ravenna, serve un'amministrazione intelligente che sappia ascoltare e recepire questi segnali, queste spinte e quant'altro, però è veramente particolare. Quindi il MIT, adesso ve lo faccio vedere, questo un po' ve l'ho detto, le pratiche digitali, i processi eccetera, ha un punto molto forte dalla sua, a parte il fatto che io dagli anni 80 bazzico il mondo, quindi ormai il mondo è stufo di vedermi in giro, adesso non esagero, non è che voglio dire che conosco tutto il mondo, però anche solo dal 2005 a oggi ho portato più di 150 personaggi internazionali su questi temi a Milano in un programma che è aperto come adesso con lo streaming eccetera, quindi abbiamo costruito delle relazioni internazionali importanti. Perché è importante? Per fare gli esterofili? No, è per avere occasioni di scambio con processi e progetti che viaggiano anche velocemente e che possono essere utili anche come termini di riflessione per le nostre pratiche, no? Quindi dobbiamo uscire da una visione che è locale, poi è stata la visione globale, ecco io dico internazionale perché noi facciamo parte del mondo e ci piace confrontarci col mondo. E sul tema del digitale c'è tanto bisogno di confronto ad alti livelli, di modo che possiamo, come dire, metabolizzare prima e meglio tutta una serie di processi. Questo è l'aspetto, in questo momento abbiamo preso un edificio nel centro di Milano di 3 piani e quindi sarà, una volta si diceva la casa del cinema, la casa di qua, la casa del digitale, però ripeto, non vogliamo stare dentro le quattro mura, è un posto interconnettibile, possiamo creare programmi che vanno da incontri internazionali, mostre e quant'altro e costruire progetti, programmi, azioni perché questi contenuti circolino insieme a chi poi effettivamente poi le cose sul territorio anche le fa in maniera continua eccetera, un modo per alimentare bene un pensiero sulla cultura digitale alto. Ci piace pensare, per venire a voi, che l'abbiamo detto, non esistono settori immuni alla rivoluzione digitale, ormai non c'è un settore che può dire io sto fuori, ma neanche io spengo il cellulare. Il digital detox va letto nella chiave in cui diceva il vostro assessore, non è la negazione, perché c'è questa ondata negativa, critica, verso un processo. Io le dico, sono i nuovi luddisti, sono quelli che vorrebbero distruggere tutto per tornare come eravamo prima, perché come questo non è possibile, andiamo avanti, com'è? Sì, allora il nuovo luddismo non esiste, sia un processo irreversibile, dobbiamo
appropriarcene, dobbiamo governarlo. E la cosa importante è che questo tema che vi ho detto dello smart system, dobbiamo anche vederlo che coinvolge e riconfigura, mi sembra chiaro, l'ha detto anche prima l'assessore, gli ecosistemi urbani, l'avete citato voi. Quindi non è che la nostra vita, la nostra azione, il rapporto con queste tecnologie, la nostra identità digitale, la nostra vita virtuale, nonché quella reale, non hanno poi un impatto sulla vita fisica e sulla configurazione reale, particolare urbana e quant'altro. Quindi è tutto, una volta io quando ho portato la realtà virtuale in Italia era il 1990 e mi ricordo gli articoli che si parlava di fuga dalla realtà, oppure, no te lo ricordi Antonella, si parlava di realtà virtuale, avete presente le prime forme, il caschetto, il data glove eccetera, una realtà virtuale che diceva ci porta, mi ricordo Maldonato, fuga dal mondo eccetera. Oggi è chiaro che non sono delle due realtà parallele come si pensava allora, il virtuale, la fuga dal mondo, e il mondo è un'altra cosa, c'è un intreccio tale di relazioni, di conoscenza, di modalità e di comportamenti tra reale e virtuale, la nostra identità è digitale eccetera, che non possiamo più prescinderne, quindi ripeto, la complessità c'è, va capita e va gestita. Vi porto due esempi. Si diceva coinvolge e riconfigura ecosistemi urbani. Allora, i parametri che fanno parte della cultura digitale abbiamo detto che sono il coinvolgimento, la partecipazione, no? La co-creazione, tutte belle parole. In pratica, è vero o no? Perché quante volte l'abbiamo sentito dire e poi invece ci troviamo ad avere progetti top down comunque. Il massimo che succede è quello di avere, come dire, almeno sentito, avere il buon gusto di avere ascoltato, in questo caso i propri cittadini, per raccogliere delle buone idee e poi si va avanti con i processi. Questo da un certo punto di vista era un modello che rispondeva a un sistema più semplificato di sicuro. Adesso la complessità è alta, c'è bisogno veramente di una partecipazione pragmatica, attiva, non solo da così. Quindi io mi è stato chiesto di fare degli esempi e il tema della partecipazione dei cittadini, della cittadinanza attiva è un tema enorme. Quello che vi posso dire è che ci sono casi nazionali anche, e voi siete comunque in un progetto DARE, potrebbe, perché è una scommessa, una sperimentazione, un modello molto interessante nello scenario di nuovi modelli di sviluppo per quanto riguardano, no, i territori, da diventare anche un modello pilota per altre realtà con cui confrontarsi o con cui confrontare e diffondere. Questo sarebbe anche un aiuto non solo per lo sviluppo di Ravenna, ma visto in una chiave più larga, un racconto che può superare i confini della città di Ravenna o della regione e porsi proprio anche nell'ottica in cui diceva anche l'assessore, quello di rendere Ravenna anche più attrattiva, perché poi sfoci nel campo della comunicazione eccetera. Allora, il tema della partecipazione è un tema sentito tanti, uno dei miei guri è stato Malgan, che con Nesta lavorava proprio sul tema dell'open innovation, quindi l'uso di tecnologie, tutte quelle che abbiamo citato di corsa, per dire, a disposizione per che cosa? For good, si dice, quindi per trovare soluzioni a bisogni dell'individuo o di gruppi, di società o di comunità. E allora c'è una casistica, non dico sterminata, ma molto interessante di livello internazionale, che è uno scenario che varrebbe la pena approfondire, ricercare e su cui confrontare. Un benchmark sarebbe comunque da fare sui casi ultimi, che sicuramente voi avete fatto, se avete fatto un progetto così sapete di che cosa parlate. No, lo dico perché non si inventa più l'acqua calda, semmai dico c'è già l'acqua calda, andiamo avanti, facciamo altro. Posso spiegare okay? Come è nato il progetto? Infatti, mi sembra curioso, sì. Allora, io vi porto soltanto due esempi. Di due metodologie che mi hanno veramente colpito e che anche utilizziamo. Una in particolare l'abbiamo anche, diciamo, con il nostro partner canadese acquisita e la metteremo a disposizione per chi vuole, eccetera. E l'altro è un caso che invece arriva
dall'Olanda che mi ha colpito molto, proprio perché va stranamente, poi siamo un po' scambiati un po' qualche mail, va a toccare due punti mi sembra molto interessanti di questo vostro progetto, che è quello del rendere consapevoli, e questo l'abbiamo capito, cultura digitale vuol dire, no? Cerchiamo di essere tutti più consapevoli e cosa possiamo fare per avere questo livello di crescita, ma anche essere attivi, quindi se si parla tanto di big data, a me piacerebbe sapere che faccia hanno questi big data, adesso sto semplificando, come utilizzarli, no? come intervenire anch'io nella creazione di dati perché siano effettivamente utili alla mia comunità, per esempio. E l'altro tema importante è quello anche di come dare corpo, idee che siano concrete, non siano visioni ad occhi aperti, e quindi come lavorare in un design pragmatico che utilizza e ricorre all'uso delle tecnologie, raccogliendo pensieri e creando veramente dei processi di cambiamento. Io, se ho capito bene, queste sono un po' anche le componenti del vostro futuro progetto qui a Ravenna, e quindi bisogna attivarle. Allora, una, queste sono le frasi che vi ho già detto, i big data e data awareness per i cittadini. Questo qui è un progetto che viene dai Paesi Bassi, ve lo dico rapidissimamente perché mi sa che ho bruciato tutto il tempo a disposizione, però i dati dovrebbero essere trattati come un bene pubblico, i cittadini devono poter decidere come e per cosa destinare i loro dati. Quindi questo vuol dire, io devo essere consapevole di che cosa sono questi dati, come produrre i miei dati, come metterli in comune e come darli, come renderli efficaci, effettivi, perché si possa poi cambiare e promuovere dei cambiamenti. Questa Linda Wasserwood, se volete sul sito di Meet Media Guru la trovate, la sua storia, la sua relazione, lei ha curato questo programma Data Studio per questo nuovo istituto di Rotterdam. Allora, loro hanno fatto un progetto con workshop, mostre, l'app e un report, nonché appunto anche la mostra, che ha attraversato un progetto processo, come si suol dire, che ha dato risposte in questa direzione. Come rendere i cittadini a tutti i livelli consapevoli del dato, come i cittadini possono rendersi responsabili della produzione dei dati e come possono anche pensare di utilizzarli. E questo è un percorso. Parallelamente o in maniera incrociata fai lo sviluppo di un progetto che in quel caso riguardava proprio un quartiere, una zona di Amsterdam, Rotterdam. Tutto questo con ricerche, cioè in parte non dico che sia la stessa cosa perché era focalizzato solo sui data, sui big data, sull'uso dei dati eccetera, però poi era stato finalizzato anche quella alla creazione di un pilota che potesse rispondere a una delle esigenze di un quartiere. La cosa interessante è che c'è stata effettivamente un'attivazione dei cittadini fantastica. La cosa che è mancata, ma lo dico non per fare processo a nessuno, neanche meno in partenza, è che poi l'amministrazione non ha dato seguito a quello che poteva essere realizzato. E qui bisogna essere molto, molto chiari, no? Magari una cosa sola in un pilota, non so, scusa se mi permetto di dire queste cose, però non lasciamole solo nel campo delle intenzioni, perché in questo momento chi riesce a creare un progetto pilota di questo tipo e a dare un esempio concreto, come ha fatto Barcellona, perché poi ci sono dei casi che stanno funzionando con criticità, non è che sono tutte passeggiate queste, però diventa veramente una storia che entra in una storia generale che circola e di cui c'è tanto bisogno di confronto, di esperienze reali, concrete. Quindi questo io ve lo lascio come una cosa da ricercare, se dovesse servire più materiale vi possiamo dare più materiale. L'altra cosa, e l'altro pezzo, è quello di attivare con tecniche particolari processi di co-creazione e progettazione partecipata. Allora, noi abbiamo ereditato col nostro partner canadese della George Brown College di Toronto, che ha creato un istituto che si chiama Institute Without Boundary,
no? Quindi no, sono partiti nel 2000 con la creazione di una metodologia di co-creazione e partecipazione messa a punto, una metodologia che già esisteva, si chiama Charrette. Hanno fatto tantissimi progetti proprio poi applicati alla riqualificazione, alla rigenerazione anche urbana, ma anche dei territori. Per esempio hanno fatto un grosso progetto in Irlanda, dove una zona dell'Irlanda che aveva perso slancio economico, era depressa, eccetera, attraverso tutto un processo portato avanti con una metodologia molto particolare, partecipata, ha rilanciato il proprio territorio, quindi poi sviluppando delle vere strategie di marketing territoriale per il turismo, eccetera, e c'è una storia molto molto bella e positiva che vorrei, insomma non c'è tempo di raccontarla, però sono cose molto concrete. E loro, per esempio, con loro, vi darò un po' di materiale, ma insomma noi abbiamo lanciato un programma che si chiamava Future Ways of Living, ed è un laboratorio che abbiamo creato su incarico per esempio della Triennale, per che cosa? Per l'area Expo, questo prima che arrivasse e partisse il concorso. L'area Expo, che chiuso l'Expo, mo cosa si fa di quei 10 milioni, non so di quanti metri quadrati, il tema era proviamo a immaginare, a pensare a una riqualificazione di quell'area lì, visto come un processo da qui ai prossimi 10 anni, perché un'altra cosa interessante è la componente tempo in questi progetti, non tanto quanto tempo ci metto a fare, ma anche come mi immagino da qui a quando. Questa è la cosa che mi aveva colpito, quindi lì avevamo dato un arco di tempo che era 10 anni, perché in 10 anni si attuano dei cambiamenti che ora si possono intuire, ci sono i segnali per capire se un quartiere, una città, eccetera, possono andare in una direzione piuttosto che un'altra, pensate solo alla mobilità, no? E allora devi prenderli ora in considerazione in una progettazione che si può realizzare fra 10 anni, chiaro? Quindi abbiamo fatto con l'Institute Without Boundary, questo che vedete nero è in realtà la copertina di un libro che a chi interessa lo posso dare, ma è giusto come case history, praticamente tutta una progettazione per 10 giorni di coprogettazione con questa metodologia, con la presenza di componenti diverse, perché questo è l'altro aspetto interessante, quindi non solo il cittadino o la pubblica amministrazione, ma anche competenze interdisciplinari diverse, compreso giovani, eccetera. Cioè dobbiamo creare dei gruppi di lavoro, queste cose funzionano quando metti e contamini i pensieri, ovviamente con una metodologia e anche una guida esperta che è in grado di estrapolare e di condensare e di estrarre, no? La cosa interessante è che sono nati dei prototipi, è nato un master plan dopo 10 giorni di lavoro, e c'è un libro che lo dimostra, che io quasi non ci credevo, vi giuro, che ha prodotto lì per lì una mostra subito con i risultati, ma di progetto visibili, no? E poi questo libro che racconta tutte le idee che sono state formulate, disegnate in quel contesto lì, con un master plan che era praticabile, talmente praticabile che la società che ha vinto la gara, per una parte, una porzione di questa gara, il libro l'avevano avuto perché l'abbiamo dato a tutti quanti, Area Expo, eccetera, quindi era il nostro contributo, vi diamo questo contributo che comunque nasce da gruppi di lavoro che sono fatti, eccetera. Ha ripreso delle idee, quindi noi contiamo sul fatto che vengano effettivamente poi realizzate. Quindi queste cose funzionano, perché questo è il metodo della Charrette, non ve lo sto a raccontare, è una sorta di design thinking, ma molto più puntato sulla co-creazione, quindi funziona in maniera diversa. L'ultimo che ho fatto, l'ho fatto dentro il MIT, anzi poi siete invitati tutti a venirci a trovare, qui c'era il comune di Milano che voleva, non è finito ancora il report, lo stiamo chiudendo, che voleva, come dire, pensare a una diffusione della cultura
che non si fermasse solo nel centro di Milano, ma che potesse, perché tutti i musei a Milano sono dentro la prima cerchia di mura, cioè alla fine c'è una concentrazione di intensità culturale nel centro e poca cosa transita verso, non solo transita, ma neanche sono presenze culturali, tant'è che oggi se dovessi rifare il MIT lo farei veramente fuori dal centro, tanto mi ha interessato questa cosa qua. Quindi anche qui gruppo di lavoro eccetera eccetera, stakeholder pubblici, cioè abbiamo elaborato con creativi, artisti, cittadini eccetera, un piano per sfidare le mura, vuol dire appunto come crei o generi o instilli o sfidi, appunto sfidi la rottura di queste mura e la diffusione della cultura in maniera diversa. Io avrei tantissime altre cose da dirvi, però qui mi fermo. Spero che il pensiero fondamentale, che è quello che ci sintonizziamo sui temi della cultura digitale, quindi un digitale che non sono le tecnologie che abbiamo in tasca, ma che ovviamente abbiamo, e che ci aiuti a diventare veramente dei cittadini attivi, il fatto di poter partecipare a progetti interessanti come questi e altri che mi sembra di capire qui a Ravenna ci sono, fortunatamente cominciano a svilupparsi anche da altre parti, quindi anche noi ci possiamo fare uno sforzo. E MIT MIT c'è, tra poco lo apriremo, apriremo anche l'edificio fisico, però lavoreremo molto di connessione e di rete, quindi grazie per questo invito, grazie. Avete qualche domanda per Maria Grazia? Intanto la ringrazio, è stato un piacere ascoltarti, e dal pubblico non so se... È strano, adesso visto che non dobbiamo più registrare posso non utilizzare il microfono. Sì, a proposito di digitale, comunque tutto è migliorabile, il collegamento con le altre sedi c'è stato, ma ovviamente con tutti i ritardi, un sito lego, quindi in realtà è il digitale reale, però poi ha anche lui. Allora, prendo un attimo. Vai. È una cosa veramente, veramente molto veloce. E qui c'è il signor Giovanni. Ho detto che ci siamo conosciuti. Ah, è vero, grazie a lui ci siamo conosciuti. Sì. Allora, Spide in realtà è... Grazie, Beppe, chiamami. Ti rendi conto che non l'ho più visto da... Vieni, venite, vi aspetto. Spide è il sistema unico di identità digitale che utilizza la pubblica amministrazione per permettere ai cittadini di usufruire dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. C'è questo video carino, veramente due minuti prima di passare al secondo momento finale, che è nella stanza di qua, dove potete anche prendere un caffè, rilassarvi, fare due chiacchiere, e poi vi chiediamo, a proposito di, abbiamo tanto parlato di partecipazione, di copartecipazione, del vostro coinvolgimento, come anche per il progetto DARE noi abbiamo bisogno di voi e vogliamo costruire insieme a voi step per step questo progetto. I prossimi step saranno comunque dei laboratori, anche nel progetto che abbiamo chiamato Story Lab, in cui andremo a intanto, prima di tutto, a capire qual è il livello di competenza digitale della cittadinanza. Questi laboratori li faremo su specifici target group e suddivisi, diciamo, per febbraio e marzo. A seguito di questo ci sarà una call pubblica per andare a creare e a formare un team di facilitatori digitali che saranno quelle persone che poi guideranno nuovamente la cittadinanza attraverso tutto il percorso del progetto DARE e che formeranno poi sempre specifici target group che sono, diciamo, definiti nella cittadinanza della Tarsena, nel mondo giovanile, nel mondo dell'impresa e della pubblica amministrazione.
Le azioni veramente del progetto DARE saranno tantissime, il progetto comunque dura 3 anni, diciamo, e questo è solamente è l'avvio, è la partenza, ma veramente modalità di coinvolgimento da oggi in avanti del progetto DARE ne sentirete parlare. Allora, vi presento, sì, c'è Giovanni, mi pare, che vi dice che cos'è SPID. Giovanni. Da qualche giorno ho attivato SPID, il sistema che permette di accedere con un unico nome utente ed un'unica password ai servizi online della pubblica amministrazione. Per esempio, ora posso prenotare le mie prestazioni sanitarie con un click, oppure posso controllare la mia pensione, oppure pagare il bollo auto, tutto in un minuto, e senza fare la fila agli sportelli. Così ho più tempo per le cose che contano davvero. SPID si può attivare scegliendo fra 3 diverse modalità. Io vi guiderò per attivare SPID attraverso il riconoscimento fisico. Ricordatevi che per ottenere SPID sono necessari un indirizzo email, il numero di telefono del cellulare usato normalmente, un documento d'identità valido, uno tra carta d'identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno, la tessera sanitaria. Per prima cosa collegatevi al sito www.speed.gov.it e scegliete l'operatore che offre il servizio di riconoscimento fisico. Provvedete a inserire i vostri dati e completate la procedura di registrazione online. Riceverete una conferma via mail. Dopodiché basterà fissare un appuntamento presso uno degli uffici abilitati e attivare SPID. Ricordatevi che per completare la procedura di identificazione è necessario portare con sé un documento di riconoscimento e la tessera sanitaria. Bene, il signor Giovanni è stato un po'... Dai, abbastanza chiaro. Per quanto riguarda il comune di Ravenna, diciamo, allora, tutte le informazioni sono sul sito appunto che vi diceva il signor Giovanni, quindi spid.gov.it. Per quanto riguarda la regione Emilia-Romagna, diciamo, la regione Emilia-Romagna ha in house una società che si chiama Lepida, che è quella che vi permette poi comunque di creare questa identità digitale, e anche su Lepida, sul sito di Lepida trovate tutte le informazioni per creare la vostra identità digitale, altrimenti sul sito del Comune di Ravenna, che diciamo anche lui sicuramente avrà il suo percorso di miglioramento anche di fruibilità, però comunque trovate tutte le informazioni e trovate tutte le informazioni su anche quegli sportelli di cui vi parlavo per dove andare a creare questa la vostra identità digitale. Il pregio, diciamo, il valore, che comunque questo è tutto un lavoro nazionale, è di creazione di un'identità singola per ciascuno, di un'identità unica per ciascun cittadino, in modo tale che molti servizi magari ci sono già, ma per ogni servizio è necessario un accesso, e quindi ogni servizio vi chiede una password. E invece con l'identità digitale unica voi tutti questi servizi li avrete su un unico accesso, che in realtà renderà anche più sicuro, almeno questo è quello che gli esperti ci dicono, più sicuro la vostra identità digitale. Bene, ora ci spostiamo di là trovate, a parte sì, il momento cocktail caffè, 3 tavoli. In ogni tavolo c'è un cartellone con una domanda, e noi vi chiediamo di lasciarci di rispondere alla domanda lasciandoci un vostro piccolo contributo attraverso un post-it. Quindi abbiamo 2 strumenti per indagare la vostra curiosità. Una è comunque il capire, insomma, chi siete. Una è il questionario, quasi tutti avete compilato all'ingresso, chi non l'avesse compilato io comunque passerò a chiedervi di compilarlo. L'altro invece è un documento analogico con queste 3 domande che vi chiediamo di segnare e di rispondere.